Assessore Gallera, il grande giorno è arrivato, le prime dosi sono arrivate prima delle 8, la macchina è pronta. È una grande emozione, abbiamo vissuto un anno tremendo, ricco di dolore, di sofferenza, di difficoltà, che ha stravolto la nostra vita. La strada è ancora molto lunga. Ma oggi vediamo un segno di speranza perché inizia la vaccinazione. Oggi in maniera simbolica, ma dal 4 di gennaio inizieremo a vaccinare più di 300.000 tra operatori sanitari, sociosanitari, ospiti dell'RSA, medici di medicina generale, e poi via via, appena verranno autorizzati anche gli altri vaccini, si allargherà, quindi a partire da metà gennaio. Quindi inizia un'operazione che sarà difficile, perché dovrà coinvolgere in Lombardia 10 milioni di lombardi e 60 milioni di italiani. Complicata per il sistema sanitario, sarà un grande sforzo, ma finalmente, voglio dire, inizia un momento, vediamo la luce in fondo al tunnel, e questa sarà veramente l'azione risolutiva. Già oggi pomeriggio le prime dosi arriveranno in alcuni luoghi simbolo, negli ospedali di Codogno e di Alzano. Sì, abbiamo voluto, visto che la Lombardia è stata colpita in maniera molto diffusa su tutto il territorio, dal punto di vista simbolico ogni provincia potesse in qualche modo essere parte di questo inizio, e quindi abbiamo voluto che le dosi, le 1600 vaccinazioni che abbiamo a disposizione, venissero realizzate in tutte le province e in due luoghi simbolo, Codogno e Alzano, che sono stati i primi luoghi più colpiti. Che messaggio possiamo dare ai lombardi che chiedono come e quando potranno vaccinarsi? Allora, il primo messaggio è che non dobbiamo abbassare la guardia, perché, come dicevo, prima di vaccinare un numero significativo di lombardi abbiamo bisogno di almeno 10 mesi, quindi bisogna ancora almeno fino alla primavera, fino all'inizio dell'estate, quando i numeri saranno più consistenti, assolutamente mascherine, distanziamento, gel, tutte le regole. Dopodiché insieme alla struttura commissariale stiamo studiando regole, modalità per coinvolgere tutti i cittadini, quindi verranno chiamati dai medici di medicina generale piuttosto che dai nostri call center, via via, a seconda delle categorie che verranno individuate, a seconda delle priorità, e quindi prima i più anziani, poi i lavoratori dei servizi pubblici essenziali e poi via via tutto il resto della popolazione. Assessore Decorato, il grande giorno che il mondo aspetta è arrivato, si parte. Sì, finalmente si parte. Io credo che questo sarà un giorno che rimarrà nella storia del nostro paese e del mondo intero, per cui credo che oggi qui si fa una roba importante, una questione che riguarda la vita di milioni e milioni di persone, e credo che, a cominciare dalle categorie più colpite, gli anziani, credo che oggi sia una specie di primo inizio di resurrezione dal Covid. Sottosegretario Alan Rizzi, il grande giorno è arrivato. Da oggi, in contemporanea, nei 27 paesi dell'Unione Europea si parte con le prime vaccinazioni. Sì, è un giorno che aspettavamo da tanto tempo. Questa è una giornata, così come è stato sottolineato da tutta la Regione Lombardia, simbolo per l'Europa intera. Noi in questi mesi ci siamo relazionati proprio con tutta la comunità europea per cercare di trovare un'azione comune. Questo è il percorso che abbiamo deciso di portare avanti. È ovvio che la scelta della vaccinazione, legata prima al mondo degli operatori sanitari e poi degli anziani, è un obbligo che noi dobbiamo assolutamente garantire. Quindi oggi inizia un percorso finalmente voluto, fortemente voluto da tutto il continente, da tutta la comunità europea, e il fatto che si sia scelto di farlo tutti insieme nello stesso giorno è un qualcosa che dà, diciamo, una garanzia in più, una speranza in più.